siete appena messi in un mare di guai, Scorby! L'orologio resta con me! Maremoto! No! Ora vediamo come vi trovate dentro un acquario! Aspetta un attimo, io dovrei dominarla l'acqua! Ci vediamo nelle foglie! Oh, anche prima! Spero che siate pronti per essere... Veloci? Oh oh! Grazie! Chi dorme non piglia pesci, lumaca! Ok, puntare verso i cattivi! Bella stretta di mano! Peccato che non ci sarà tempo per... Ehi, come fai ad avvicinarti così? Qui sono io quello veloce! Six sarà anche sensibile alla tua velocità, ma ti accorgerai che Tetrax non è così lento, Kinecellula. Scusa, chi hai chiamato Kinecellula? A noi non interessa come vuoi essere chiamato. A noi interessa quello che hai. Consegnacelo e forse sopravvivrai. Oh, cavoli, qui non c'è un attimo di tregua. Sorridi? No, sì, che forza! Oh no! Oh no! Tennyson, abbiamo un problema! I freni sono rotti! Non era quello che volevo sentire! C'è un piccolissimo problema con i comandi. Tipo che non ci sono più. Lì vedo una luce. Siamo quasi fuori. Consegnaci l'alieno. Ah, quale alieno? Io ne ho circa 10. Vedete? Che sorpresa! Avevano paura di affrontare la piantina? Io non penso che si tratti di quello, ma piuttosto del fatto che ci aspetta una bella caduta. Man! Phil! Saltate! E Max! Vogliono che saltiamo fin lì! Me lo sogno un salto così! Mi serve un alieno più potente, come Gax! Credimi, Ben, hai tutta la forza che ti serve qui dentro! Si tenga pronto! Pronto per cosa? È stato divertente! Già! Batta il 5! Bene, chiunque fossero, ora non sono qui. E quindi ho fallito. Quegli strani alieni sono spariti. No, invece hai vinto. Sei riuscito a salvare quei 3 operai. E hai salvato anche me. Ti ringrazio di cuore. Sì, hanno ragione. Phil, scusa se vengo al dunque. Tu sai perché l'orologio è difettoso o perché lo volevano? Non volevano l'orologio, ma qualcosa che è dentro l'orologio. Dentro? Ma cosa? Gax.